così degli interlocutori attenti, e quindi io colgo l'occasione per dare la massima disponibilità a forme anche per la collaborazione. Mi fermerei qui se non ci sono cose particolari, ma magari ne dite se. Grazie. È stato bravissimo. Io avrei soltanto una domanda da fare. Volevi dire? No, questo con lui insomma. Via grande. Assolutamente. Io, il mio problema, volevo sapere questo, se Toslab fa anche iniziative formative sul software libero e in generale sulla fidelizzazione informatica. Sì, l'ho accennato, lo ribadisco, è chiaro che uno dei settori più principali della costa per un'associazione, un centro di competenza, non è un soggetto, diciamo così, del mercato naturalmente, quindi tra i suoi compiti prevalenti esattamente c'è proprio quello, aiutare a creare una cultura, diciamo così, di base, quindi anche nel senso dell'alfabetizzazione, che scelga i software liberi come lo strumento anche di accesso all'informatica, e anche però una formazione che può essere dedicata sia alla pubblica amministrazione, no? Magari tante volte nei nostri, io lo dico perché vivendo l'esperienza amministrativa da un po' di tempo, so quanta fatica a volte anche un amministratore, ora di Grosseto c'è un'esperienza importantissima di una migrazione totale, se non sbaglio, no? Quindi, però certamente c'è stata una forte volontà politica e una forte motivazione che a volte però c'hanno a vincere un po' di resistenza, no? Allora affiancare anche percorsi formativi al personale delle pubbliche amministrazioni è un elemento indispensabile, no? Che non solo per far conoscere ma per sostenere la motivazione. Poi io penso che ci sia anche tutto un settore, abbiamo provato un po' a sondarlo e vorremmo, siamo disponibili naturalmente a farlo anche qui, rivolto alle imprese. Ecco, le imprese che si diciamo che scelgono questo campo. Ora io vivo una realtà, quella universitaria di Sana, che è da sempre particolarmente, come si dice, vocata, no? All'ICT, la prima facoltà di scienze e informazione in Italia, è una Pisa, come immagino sappiate, la CEF, no? Si parlava prima della storia della insomma, quindi il rapporto di Pisa con questa realtà, anche dal punto di vista territoriale, è molto forte. Però spesso si tratta di aziende piccole, piccolissime, nano, si potrebbe dire, non solo micro. E dunque un sostegno a individuare modelli di business appropriati è utile. Ecco, penso che qui c'è anche questo segmento, diciamo così, di formazione, non solo quindi verso la PIA, ma anche verso le imprese. Grazie infinite. Passerei a questo punto, ringraziando il nostro relatore, abbiamo visto il versante province, enti locali, passiamo un altro ente locale di rango superiore, la regione, quindi io chiamerei la dottoressa Faini a relazionare. La dottoressa Renata Faini è esperta in amministrazione digitale e società dell'informazione, lavora con non solo con la Regione Toscana, ma anche docente presso l'Università di Firenze e insegna anche a Forza. E ci parlerà di assistenza e di strumenti per l'amministrazione aperta. Quindi anche qui un argomento che vorrei dire bellissimo. Senti qui oppure passo in generale. Beh, intanto io volevo ringraziare l'assessore ricerca tecnica per l'invito, così come l'associazione Uruguay Work. Sì, strumenti per l'amministrazione aperta. Io vorrei fare una riflessione, partendo un po' da quella che è la società attuale, vedendo quali sono le condizioni da creare in questa società e poi vedere che cosa serve effettivamente per aprire non soltanto la società ma anche l'amministrazione. Quando si parla della società attuale, si parla di società del
dell'informazione e della conoscenza, e non a caso, proprio perché l'informazione, diciamo, è il bene centrale. Bene centrale che si coniuga strettamente allo strumento delle tecnologie che permette con estrema rapidità e permette anche di poter conoscere una grande quantità di informazioni. Quindi un connubio tra la parte centralità dell'informazione e dall'altra lo strumento delle tecnologie. Strumento delle tecnologie che sicuramente ha un impatto pervasivo all'interno della società. Un impatto pervasivo sia nella vita individuale sia nella vita delle organizzazioni anche pubbliche. Quindi un'altra caratteristica che sicuramente mi sento trovare come società dell'informazione e della conoscenza è proprio questo impatto pervasivo delle tecnologie. Come insieme un'ambivalenza tra inclusione ed esclusione, perché la rete è sicuramente potenzialmente molto inclusiva, ma ci sono nuovi fattori di esclusione su quali rete. Mi riferisco ovviamente alla digital divide. In questo nuovo assetto societario, chiaramente anche da un punto di vista giuridico, le attività hanno rappresentazioni informatiche e producono effetti. E non solo, nella rete dei fattori quali il tempo e lo spazio mutano, perché tutto diventa immediato e vicino, e quindi si configura la necessità di recuperare alcuni aspetti che per i rapporti giuridici sono molto importanti, quale l'identificazione del soggetto, oppure anche l'individuazione temporale scelta di quando la trasmissione telematica avviene. Quindi le caratteristiche, diciamo, della società dell'informazione sono queste. E in questa società quello che mi sono domandata è, perché qual è il governo adatto e quali sono i rapporti adatti per questo tipo di società? E sicuramente sono dei rapporti aperti e un'amministrazione che quanto più possibile sia aperta, intendendo per apertura naturalmente il fatto che le attività che l'amministrazione compie devono essere quanto più disponibili e trasparenti a cittadini e imprese, e che anzi siano anche disponibili a poter accogliere un rapporto fattivo, lo vedremo, proprio da parte dei privati. E quindi quando si parla di open government non si parla soltanto di open data, ma si parla di un cambiamento ancora molto forte, che sicuramente l'Italia deve muovere da questo punto di vista, che è un cambiamento di cultura, una rigenerizzazione dei processi, quindi apertura. Naturalmente per fare questo è necessario creare le condizioni all'interno della società, cioè vedere effettivamente quali sono gli ostacoli all'interno della società e del soggetto che appunto dentro la società si muovono, riferendo ovviamente a cittadini, imprese, pubblica amministrazione, superare questi ostacoli per una proficua circolazione dei dati e successivamente provare a mettere a valore i vantaggi che le tecnologie permettono sicuramente di conseguire, e quindi aprire appunto la società banalmente. Se si guarda sicuramente a, quindi diciamo, un ragionamento è fatto dai dati statistici per arrivare ai dati digitali e quindi ai rapporti che ci sono nella società. Se si guarda al lato dei cittadini, sicuramente per poter parlare di circolazione dei dati, un proficuo anche riutilizzo dei dati stessi, non si può affrontare le statistiche che ci dicono che ancora il paese è sicuramente, come anche in altri interventi già abbiamo accennato, affetto da un grave digital divide sotto vari profili, anagrafico, culturale, economico, ma non solo, non è soltanto il digital divide il problema, ma sono anche le motivazioni per cui i soggetti non hanno disponibilità di accesso ad internet. E se si va a vedere queste, le statistiche ci dicono che non soltanto è non avere competenze, ma una larga parte ritiene internet inutile o non interessante. Quindi un intervento pubblico, ovviamente, perché il soggetto che deve equilibrare sotto il valore pregnante dell'articolo 3 della Costituzione i rapporti sicuramente del soggetto pubblico, dovrà intervenire non soltanto nell'infrastrutturare il territorio in banda larga e non soltanto in un'alfabetizzazione informatica che permetta di acquisire le competenze necessarie per i cittadini, ma è necessario altresì che si crei una cultura digitale che quindi faccia capire sia le potenzialità della rete, ma altresì anche i rischi. Se si guarda invece alle imprese, gli interventi sono di tipo diverso. Il divario digitale in questo caso interessa le piccole imprese rispetto alle medie e grandi, quindi quelle con 10 addetti o più. Questo significa che soprattutto nelle procedure complesse il divario è ancora molto forte. È un divario che sicuramente va sanato, perché il tessuto produttivo italiano è composto in larga parte da piccole imprese, quindi
popolazione dopo che le risorse sono investite per vedere se effettivamente vanno dove devono andare. E poi c'è, questo ha comportato una mancanza di attuazione delle norme con una digitalizzazione, diciamo, nello stivale a mattina di reparto, per cui a seconda della velocità delle singole amministrazioni si trova dei territori completamente diversi. Eppure le norme ci sono, perché siamo partiti dal, appunto dal 1990 normale su questo, abbiamo il codice dell'amministrazione digitale che aveva un istinto, diciamo, di dare un'organicità alla materia, non riuscendo ovviamente perché le tecnologie evolvono e purtroppo troppo spesso le norme hanno rimborso l'evoluzione delle tecnologie anche troppo puntualmente, anche un po' frenneticamente, e quindi si è normato di nuovo. Si è avuta una grande riforma nel 2010 che ha, diciamo, dato una nuova veste al codice, ha fatto parlare di nuovo codice dell'amministrazione digitale, ma ancora non ci siamo fermati e gli interventi successivi si sono avuti nelle manovre di sviluppo del paese, proprio nella considerazione del fatto che la digitalizzazione è uno strumento che comporta risparmi e economie. E da ultimo il decreto 10.0, come si accennava, il DL 159 del 2012, porta sicuramente dei contributi molto interessanti. L'amministrazione ci sta parlando molto, cerca di attuare le norme, ma soprattutto da sistematizzarle di nuovo e renderle chiare e di facile interpretazione. Bisogna che gli investimenti dedicati effettivamente siano utilizzati per questi scopi e soprattutto un cambiamento organizzativo e una regionalizzazione che ancora stenta ad attuarsi, almeno in modo omogeneo su tutto il paese. Una volta appunto operati, diciamo, questi interventi che consentono di essere tutti allo stesso livello, cittadini, imprese e pubblica amministrazione, quindi di avere gli strumenti per poter appunto mettere a valore i vantaggi che le tecnologie possono dare, si può, utilizzando appunto anche il tessuto normativo che già ci dice tutto, tanto, si può vedere di organizzare una società aperta e effettivamente di affrontare a un governo aperto. Per fare questo, naturalmente bisogna cambiare un po' l'approccio, quindi la logica è quella del cambiamento del servizio, quindi la servizio ovviamente ai cittadini, con un nuovo paradigma che è quello della collaborazione e quindi una logica orizzontale non più verticistica. Questo comporta che i rapporti tra amministrazioni pubbliche, innanzitutto, come le norme del resto ci dicono, la necessità che i dati siano fruibili e disponibili e che ci sia una condivisione dei dati. C'è una norma all'interno del codice dell'amministrazione digitale che prevede l'obbligo per le amministrazioni di adottare convenzioni aperte all'accesso di altre amministrazioni per poter appunto accedere ai propri dati e quindi poter condividere. Quindi la logica è quella di una PA unitaria, e non tanto di autarchi con propri progetti e proprie interpretazioni, che poi risponde anche a logiche quali l'interoperabilità, la cooperazione creativa, lo stesso sistema pubblico di connettività. Dall'altro, soltanto la logica di una PA unitaria, e quindi vince un fallisce tutte insieme, non di PA appunto che diciamo interna, ognuna scissa dall'altra, ci permette anche una logica di scambio di buoni dati che è quanto mai importante proprio al fine di ottimizzare e rendere anche omogeneo diciamo l'amministrazione all'interno dell'Italia. Questo per quanto riguarda i rapporti di amministrazione. Nei rapporti invece tra amministrazioni, cittadini e imprese sicuramente bisogna parlare dei dati sotto vari aspetti. Innanzitutto la quantità dei dati disponibili le amministrazioni devono garantire, che sono con le norme sempre di più, nel senso che le norme hanno arricchito il contenuto dei siti web delle amministrazioni, per cui praticamente le attività delle amministrazioni pubbliche ormai devono essere rese trasparenti. C'è un'attenzione alla qualità del dato, per cui ci vuole un aggiornamento tempestivo anche in caso di inesattezza, quindi l'informazione deve essere un'informazione buona. Attenzione al come dei dati, quindi bisogna parlare ovviamente di open data. Si parte con una norma che un po' timidamente invitava le amministrazioni a promuovere open data, successivamente si è detto che la cabina di regia dell'attuazione dell'agenda digitale italiana doveva attenersi al paradigma dell'apertura dei dati e attualmente due norme sono particolarmente importanti da questo punto di vista. Uno è l'articolo 18 del DL 83 del 2012 che ha previsto per una serie di ambiti oggettivi particolarmente rilevanti, perché si parla di tutte quelle concessioni di sovvenzioni, contributi, quindi corrispettivi
significa persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici, questi dati devono essere non soltanto pubblicati sui siti web, ma devono essere in formato aperto per utilizzarli. E oltretutto si è accompagnato la prevenzione da un forte valore giuridico, perché dal 1 gennaio 2013 questa sarà condizione legittimante del titolo per cui si è data l'attribuzione. Pertanto la mancata pubblicazione può essere rilevata non soltanto dall'ufficio, dall'amministrazione, ma dal destinatario della sovvenzione e ancor più da chiunque ne abbia interesse. Questo naturalmente comporta una grande attenzione che le amministrazioni dovranno necessariamente dare a questo aspetto. Ancora più osservato con il recentissimo appunto decreto crescita 2.0, che con un articolo 9 ha addirittura previsto che le amministrazioni debbano dotarsi di regolamenti per l'accesso e l'utilizzo dei dati, quindi debbano necessariamente normare questo aspetto. E oltre a questo si è previsto anche una regola per cui, laddove non sia prevista una licenza esplicita, i dati pubblicati si intendono pubblicati in formato aperto. E si è fatto di più, si è proprio dato una definizione di dati di tipo aperto sotto i tre profili tecnologico, giuridico ed economico, per cui si è detto sono dati che sono disponibili all'accesso appunto dove i dati sono nati e il contesto in cui appunto si trovano, per cui disponibili per utilizzi anche completamente diversi per quanto riguarda l'aspetto giuridico, accessibili in formato aperto e anche in modo automatico da parte dei lavoratori, e quindi questo dal punto di vista tecnologico, e resi disponibili in modo gratuito comunque a costi marginali, e quindi anche l'aspetto economico è stato messo in rilievo. Per cui diciamo si è sistematizzato dal punto di vista giuridico con questo decreto legge molto recente questo aspetto, obbligando le amministrazioni anche nelle clausole contrattuali con cui acquisiscono servizi o prodotti di prevedere necessariamente nel contratto delle clausole per il riutilizzo di quei dati di cui il prodotto effettivamente permette la cessione. Si è previsto anche un ruolo della da poco nata Agenzia per l'Italia Digitale da questo punto di vista, che prevederà che ogni anno farà un'agenda nazionale in cui prevederà gli obiettivi per la valorizzazione del patrimonio pubblico, farà un rapporto annuale, quindi ex post, per valutare quanto è stato fatto da questo punto di vista, e darà anche delle linee guida proprio tecniche alle amministrazioni, a cui le amministrazioni dovranno aderirsi. Quindi apertura dei dati sicuramente da un punto anche di vista normativo. Sulle trasmissioni telematiche sicuramente non sono più una possibilità, ma da qui a breve diventeranno, diciamo, unica via, perché mentre tra amministrazioni dovrebbe già essere un obbligo di parlarsi soltanto in via telematica, dal 1 luglio 2013 l'obbligo scatterà anche per le imprese e dal 1 gennaio 2014 anche i rapporti con i cittadini per un articolo inserito con DL 83 del 2012 dovranno avvenire fondamentalmente esclusivamente in via telematica, quindi anche dal punto di vista delle comunicazioni c'è un cambiamento. Ma non solo, le norme ci dicono anche di stare attenti alla feedback che i cittadini possono dare e quindi di sfruttare non soltanto le comunicazioni, l'apertura dei dati, ma anche strumenti del web 2.0 per far interagire nel momento in cui appunto viene erogato un servizio, sia prima che il servizio venga reso, durante le risposte, in modo da avere un feedback costante. Quindi quello che le norme un po' disegnano è una auspicata contaminazione grazie all'apporto collaborativo che può venire non soltanto da cittadini ma start-up, imprese, quindi un nuovo paradigma di collaborazione. Se si guarda quindi a quali sono gli elementi di un'amministrazione digitale aperta, dati appunto questi nuovi rapporti che vengono disegnati all'interno della società, sicuramente si può dire che per poter appunto aprirsi nei modi che le norme prevedono, innanzitutto sia necessario ai sistemi adottare logiche di cloud computing, perché sicuramente sono la traduzione tecnologica appunto di una visione come via unitaria che abbatte costi e moltiplica invece gli investimenti. Del resto una norma del DL 5 del 2012 ha previsto che la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale promuova appunto architetture di cloud computing. Al cloud computing, come era stato già detto anche dall'Annunci, si abbina strettamente l'open source. Open source che appunto per l'articolo, per la modifica inserita nelle norme, adesso diventa la regola.
e di poter appunto accedere alle altre scelte a prezzo di rigore, che è piuttosto difficile. Diventa diciamo estremamente difficile, quindi non soltanto per il SULS ma anche l'uso, che non va dimenticato, perché naturalmente si sposano le soluzioni, perché se una soluzione sviluppata da un'amministrazione funzionale sarà molto conveniente per un'amministrazione chiederla, perché l'amministrazione è dalle norme obbligata ad andare in uso. Quindi sui sistemi sicuramente diciamo queste tre parole compongono quello che dovrebbe essere fatto all'interno. Sui dati abbiamo detto apertura dei dati, perché naturalmente quando ci si sposta sulle tecnologie è necessario stare molto attenti a eventi eventualmente disastrosi o anche a colpi del sistema, perché possono avere forti conseguenze giuridiche. Una trasparenza che tra l'altro sia anche reale, quindi una comunicazione chiara anche dei dati quando vengono pubblicati, perché altrimenti non si può non cogliere l'importanza e le possibilità di utilizzo. Delle relazioni appunto servizi con progettati e magari un utilizzo delle tecnologie anche per quanto riguarda una democrazia elettronica, quindi l'utilizzo per un apporto dei cittadini anche nei processi decisionali. Insomma, si disegna un nuovo tipo diciamo di rapporto tra cittadini e imprese e pubblica amministrazione. A me piace parlare di trasparenza attiva, cioè non soltanto visionare quello che l'amministrazione fa, ma anche avere la possibilità di riutilizzare quei dati e magari fare anche dei servizi che la stessa pubblica amministrazione possa poi trovare il modo di sfruttare, e quindi un nuovo rapporto di tipo appunto collaborativo. E che sono chiari i vantaggi di questo, risparmi di tempo, di costi, ma non solo, si è portati a difendere ciò per cui si partecipa, per cui chiaramente permettere la partecipazione dei privati permette anche di dare una maggiore credibilità all'istituzione, quindi sicuramente un recupero anche di credibilità e fiducia in un momento di grande crisi della credibilità della pubblica amministrazione italiana, e un incentivo alla competitività, perché naturalmente le imprese saranno portate a investire, a localizzarsi in luoghi in cui la burocrazia sia il meno possibile, comunque tutto sia semplice e veloce. Quello concludo dicendo che sicuramente il momento di crisi che attraversa l'Italia è anche un momento di opportunità, cioè un'opportunità per poter sfruttare quella che è la maggior materia prima che ci caratterizza, che è l'ingegno e l'innata creatività italiana. Visto che le tecnologie ci permettono di tirare fuori l'intelligenza collettiva che esiste nel nostro paese, forse l'innovazione può essere una strategia per la crescita dell'Italia, e quindi io dico che dobbiamo investire in innovazione. Grazie. Direi molto, no, bravissima, perché è riuscita a condensare senza far soffrire alcuna parte della discussione delle problematiche una tematica che invece è veramente molto delicata e molto complessa. Chiedo come sempre se, e qui secondo me ci sono spazi per domande e quesiti, intanto saluto, è arrivato il nostro vicepresidente della provincia che ci fa anche quest'anno una visita, lo salutiamo e ringraziamo. E, ecco, credo che ci sia molto da chiedere, quindi lascerei un istante la parola a voi per intervenire. Io se mentre decidete i quesiti, io una domanda ce l'avrei, forse voleva... Ecco, io quello che mi chiedo da giurista, ma anche da cittadino, se di fronte a un diciamo innalzamento dell'asticella per quanto riguarda le modalità di interazione con la pubblica amministrazione, non ci dovrebbe essere per una questione di garantire l'effettivo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti anche un'opera della pubblica amministrazione di quella che è proprio la alfabetizzazione informatica di base. E come? Perché credo che uno dei problemi radicali sia questo. Se la pubblica amministrazione mi dice, giustamente, le interazioni fra imprese, fra amministrazioni, cittadini,
passeranno attraverso canali digitali devono, credo, garantire un livello di accessibilità almeno pari, l'accessibilità effettiva, almeno pari a quello che ho attualmente. Cioè, come oggi vado, se ho bisogno, all'ufficio anagrafe che faccio rilasciare il certificato di residenza, credo, e lo può fare anche la signora di 80 anni, credo che lo stesso discorso dovrebbe essere garantito. Allora, credo che una delle valutazioni delle difficoltà sia proprio questa. Anche perché io faccio un po' di folklore digitale. E non è un problema, essendo un problema culturale, non è che colpisce certe fasce d'età, sì, e certe fasce d'età no. Noi per esempio abbiamo, conosciamo, stimiamo, amiamo un magistrato di Grosseto che è bravissimo, sarà serissima, adorabile, quello che volete, ma è uno dei pochissimi magistrati che ancora stila e pretende di stilare le proprie sentenze a mano. Questo, oltre a creare una problematica di interpretazione, cioè si è creata anche una scuola interpretativa della grafia di questo magistrato, con diversi indirizzi di pensiero, una cosa molto interessante. E, però, da un punto di vista pratico, cosa determina? Il blocco della possibilità di andare avanti con i percorsi di digitalizzazione dell'intero tribunale di Grosseto. Perché c'è questa situazione? Tra l'altro, e lui in particolare, ma poi ci sono anche tutta una serie di altre problematiche, ma sono tutte legate al discorso culturale. Allora io mi chiedo, sotto questo profilo, quali, lo chiedo alla giurista, ma inserita in una struttura pubblica, quali possono essere le soluzioni, i supporti? Per esempio, la Regione Toscana ha fatto una cosa molto bella, e noi abbiamo parlato, collaborato anche con la Regia per quanto riguarda dei punti di accesso assistiti, eccetera. Ma sono sufficienti? E poi, in tempi di grandi incertezze economiche per gli enti pubblici, cos'altro si può fare? Infatti, non a caso, la norma che si riferisce ai cittadini prevede un atto secondario in cui si possa prevedere delle eccezioni all'esclusività, non a caso, del mezzo, perché chiaramente un'imposizione può avvenire soltanto laddove ci sia un tessuto che è diverso da quello di cui siamo parlati. Io credo che la cosa fondamentale da questo punto di vista sia un combinato di due aspetti: da una parte la formazione, e quindi non soltanto gli sportelli, magari un'evoluzione dello sportello che diventa maggiormente formativo, che organizzi dei corsi anche proprio semplicemente per interagire con le pubbliche amministrazioni, per inviare un'istanza, per poter comunicare. E insieme alla formazione estremamente importante la comunicazione, cosa di cui credo si difetti tutti come pubbliche amministrazioni, per cui ci sono tanti strumenti, tante possibilità, anche magari formative, e non c'è abbastanza comunicazione, che non deve essere soltanto digitale, se no si torna al solito discorso, chi non ha accesso non lo può sapere, per cui deve essere una comunicazione che utilizza tutti i canali, utilizzati anche da chi è digital divide, e che permetta di dire dove andare, come fare, per chi non è in condizione effettivamente di poter interagire in via telematica. Magari anche una maggiore attenzione a queste scadenze, perché non mi sembra sia una cosa, cioè nessuno se ne preoccupa, però quando ci arriveremo, io voglio vedere cosa succederà. Ma questo perché in Italia sappiamo che generalmente non c'è nulla di più definitivo del precario, cioè la situazione, se è anche meramente temporanea, da noi è una durata di 10-15 anni, non media, poi anche periodi più lunghi. E gli altri e poi gli altri secondari che non arrivano mai, così poi se dice la norma che rimane zoppa, perché se non arriva l'atto secondario veramente la norma resta lì. Sì, no, questo è un classico. Ovviamente l'inattuabilità dei provvedimenti per mancanza di ulteriori provvedimenti applicativi è un classico nel nostro modo di legiferare. Volevo, e qui ampio anche ovviamente a chi vuole intervenire,
volevo segnalare un altro paio di elementi, cioè ce ne sarebbero decine per me, che mi ha incuriosito, mi ha stimolato, e sarà veramente molto bravo. E un altro paio di questioni. E la prima è quella della neutralità della delle scelte tecnologiche, cioè gli enti pubblici come si pongono e come possono porsi su questo piano della neutralità, perché poi diventa un elemento molto, ma molto importante, e direi anche non solo economicamente rilevante, ma estremamente delicato per quanto riguarda poi la libertà dell'accesso e l'indirizzo dell'accesso, cioè la scelta di tecnologie vincolate o di tecnologie che in qualche maniera comportino poi scelte secondarie e derivanti, può, a mio modestissimo avviso, dare delle problematiche. Quindi volevo sapere gli enti che voi seguite come intendono prevedere e intervenire. E poi il discorso della libertà delle infrastrutture, perché qui il problema, uno dei problemi grossi è proprio quello delle infrastrutture informatiche e telematiche, per cui gli ambiti di comunicazione poi ci si chiede se e come saranno normati, come, chi sarà a gestire in maniera adeguata e così via. Allora, dal punto di vista della Regione Toscana, il codice prevede un principio profondante di neutralità tecnologica, proprio anche per lasciare libertà e per non violare la concorrenza. Però questo non significa che questo debba rispondere però anche alla caratteristica del codice comune, per cui i sistemi, uno può acquisire quello che vuole, però devono avere delle caratteristiche di interoperabilità e di integrazione applicativa. La soluzione che la Regione Toscana ha trovato e che ha deliberato è stata quella di prevedere degli standard di compliance per cui è possibile accreditare il prodotto e dire che quel prodotto appunto risponde a quelle caratteristiche di interoperabilità e di integrazione applicativa comunque le norme prevedono. Quindi libertà, ma libertà comunque vincolata da alcuni aspetti che non sono marginali, perché ancora su questo c'è tanto da fare, i sistemi non si parlano purtroppo molto spesso e questo crea dei problemi, perché è il problema centrale, non possono dividere i dati se tra sistemi non riescono a dialogare. Dall'altro punto di vista, qui si arriva al problema, ci sono state tantissime sentenze della Corte Costituzionale, anche tra chi norma fino a dove si può arrivare, la Regione Toscana si è spinta abbastanza avanti perché ha fatto diversi interventi normativi anche recenti, la 40 del 2009, la 54 del 2009 sono dedicate proprio anche all'innovazione tecnologica, la 54 assolutamente è dedicata alle infrastrutture tecnologiche. Sicuramente anche la Corte Costituzionale ha detto che comunque sulle proprie reti è possibile normare e quindi è giusto anche che, conoscendo il territorio, conoscendo gli enti, le regioni abbiano un ruolo di guida. E tra l'altro sono stati noi, anche in mezzo, nella conferenza unificata, a volere fosse inserito un articolo che adesso esiste, per cui le regioni hanno un ruolo di guida rispetto agli enti locali, per cui probabilmente per poterlo agire dovranno anche dare delle indicazioni, degli indirizzi, anche dove possibile, rispettando le norme nazionali, all'interno delle norme. Molto importanti. Penso ora che Fernanda raccontava bene l'esperienza della Regione Toscana e quindi questo rapporto che credo corretto, no? Tra le istituzioni, la neutralità tecnologica e il mercato e le soluzioni del mercato. Abbiamo fatto positivamente la scelta di non individuare soluzioni, ma appunto nella logica di standard e quindi la necessità appunto di una termine come compliance, no? con questi standard da parte dei prodotti che la pubblica amministrazione intende adottare. È una scelta molto corretta sul piano formale, guardo Marco perché sa che nel DRT un po' in questa fase dove tutte le pubbliche amministrazioni, comprese anche le più piccole, no? Qui nella nostra regione ci sono anche, cioè,
per esempio ne ha, no, di comune, comuni piccoli, comuni montani, eccetera eccetera, ci poniamo il tema di come, no, a volte aiutare, che poi dobbiamo arrivare a garantire a tutti i cittadini, sia manifestando il Grosseto centro come sulla Renata, la Grosseto, non è che ci devono essere, no, differenze appunto. Allora ci stiamo ponendo il tema di come eventualmente accompagnare anche le amministrazioni più piccole, quindi prendiamo la parola, il ruolo delle province da questo punto di vista ha provato a essere uno degli strumenti e istituzioni che ha provato a fare questo, più semplice a volte di più, a volte di meno, e quindi vabbè. Però al di là di chi lo fa, la Toscana, la Regione, le province, le forme associative, tra i comuni, quello che è, ecco, probabilmente arrivare anche a, nella logica del riuso, naturalmente, sempre la logica del riuso che è fondamentale, però anche ad accompagnare un pezzettino di più nell'accesso alle tecnologie, io credo che forse sia venuto il momento di farlo, mantenendo saldi quei principi di neutralità che vengono citati, però a volte gruppi di acquisto da enti locali, no? Guidati intorno a chi può dare più esperienze, più competenze, magari possono aiutare anche a penetrare, a far penetrare di più quelle tecnologie che altrimenti in alcuni territori è molto difficile fare arrivare. Grazie. Allora io a questo punto passerei la parola a Daniele Fiffi, lasciandogli piena libertà di... No, non passi, passo il gelato. No, certo. Va bene. Daniele è giornalista di approccio, passiamo dal legale dell'ente pubblico che ha ovviamente una visione giuridica al giornalista. Dici qualcosa a questo punto. Buongiorno, innanzitutto. Sì, sono un giornalista, ma io ho anche la fortuna di in realtà di incarnare un doppio ruolo, che è quello del giornalista da una parte, che ho fatto e continuo a fare, e del comunicatore per una grande azienda che mi occupo delle relazioni esterne digitali per una grande banca italiana. E quindi riesco in qualche modo, fortuna o sfortuna, secondo il punto di vista, a contemperare una doppia visione. E devo dire che da quello che ho sentito fino adesso dagli interventi dei miei colleghi di tavolo, rimango un po' perplesso per tutto questo passaggio. Istintivamente tendo a non condividere dal mio punto di vista, sia come comunicatore, quindi come professionista che lavora in un'azienda, per un'azienda, sia come giornalista e in ultimo anche come cittadino, perché l'ottimismo e l'entusiasmo per il decreto sull'agenda digitale, tendo a essere decisamente un po' più pessimista riguardo alla capacità e alla possibilità che il processo di apertura della pubblica amministrazione, quantomeno in Italia, ma ci sono dei dubbi anche in quello che accade negli Stati Uniti, in Inghilterra, che sembrano essere portati dentro come dei campioni di apertura da questo punto di vista, dei dubbi su quello che poi in realtà stia accadendo realmente. Cerco di fare un attimo un punto velocissimo di alcune mie perplessità. La prima cosa è che quello che mi colpisce molto è che la rete ha un grandissimo pregio, che è quello di riuscire a riportare in tempo reale quello che è il mood, il sentimento delle persone riguardo a qualcosa. E quando è uscito il testo dell'agenda digitale, la rete l'ha fatto a pezzi praticamente. L'ha preso, l'ha smontato, l'ha divisezionato, l'ha criticato come forse mai ha riuscita a attaccare e distruggere concettualmente ovviamente un provvedimento legislativo. Questo perché? Perché il decreto dell'agenda digitale sconta un enorme
stiamo per varare le tavole della legge per quanto riguarda la digitalizzazione italiana e quindi faremo recuperare il paese un gap trentennale, se non addirittura quarantennale, con poi il testo che effettivamente è stato licenziato e con le risorse che sono state messe in campo, che sono in qualche maniera discutibili, come usare il termine così. Soft, ecco, bello, questo mi piace, soft, sono delle norme decisamente soft. E per essere soft quindi non sono così impattanti come forse sarebbe il caso che fossero quantomeno in Italia. A Pisa, visto che siamo in Toscana e avevo al mio fianco l'assessore Pisano, avevo avuto l'opportunità di partecipare all'Internet Festival e molti tanti panel, direi molto interessanti, sono stati snocciolati alcuni dati che devo dire mi hanno colpito molto e mi hanno fatto sorridere rispetto al progetto di grande digitalizzazione che nel decreto di cui parliamo dovrebbe essere tra i per portare. Noi in Italia abbiamo meno del 50% della popolazione connessa alla rete, che vuol dire che accede a internet una volta a settimana. Di questo 50% scarto 98 e 7, una cosa del genere, è raggiunta da una rete a banda larga solamente il 25% del 49%, cioè stiamo parlando probabilmente del 13% della popolazione italiana in assoluto. Poi rete a banda larga italiana, cioè stiamo parlando della fibra ottica, stiamo parlando del doppino di rame, con come dire, un 100 mega massimo di velocità quando vogliamo. Su tutto questo c'è un dato che è ulteriormente interessante a mio modo di vedere. E questo è un dato della ministra della pubblica istruzione, quindi che il relatore di cui il panel aveva preso ci ha fatto vedere dal sito della pubblica amministrazione. C'è uno studio di questo ministero che sostiene che il 47% della popolazione italiana sia di fatto analfabeta di torno, cioè non sia in grado di leggere, o meglio, è in grado di leggere, non sia in grado di comprendere ciò che legge. Se questi tre numeri li dobbiamo mettere in fila, ci rendiamo conto che il gap che il nostro paese sconta oggi è un gap che va ben oltre quello del ritardo della tecnologizzazione, della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Cioè stiamo parlando di un gap che è culturale del paese, innanzitutto, perché a me quel 47% di analfabeti di turno mi spaventa, perché anche se la pubblica amministrazione riesce a mettere in piedi il più bel e funzionale sito e lanciare una capacità di interazione con il cittadino non riesce a comprendere ciò che legge, è un problema. Questo è un dato che è anche confermato dai trend di diffusione delle tecnologie dei contenuti sulla rete. Internet, il 75-80% di ciò che viene condiviso, letto e visto è video e fotografia. Il testo è in progressiva crollo e c'è chi parla della sparizione della forma testuale della rete sostituita da una forma iconografica. Questo tipo di riflessioni lascia, come dire, aperto a cercare di portarvi quella che è un'esperienza di vita diretta. Lavorando in una grande azienda, io ripeto, la prima, una delle due più importanti banche italiane, che ha milioni di clienti, l'azienda si è posta il problema dell'accesso della clientela ai dati. Una banca gestisce, vive su dati, gestisce milioni di informazioni, sensibilissime tra l'altro, perché banalmente gestiamo il nome e il cognome, la ricchezza e il conto corrente di una persona, che non sono esattamente dati di leggera gestione. Però accanto a questo ci sono tutta una serie di informazioni legate a scenari di mercato, qualsiasi cosa possono essere messa in considerazione. Dall'altra parte c'è la logica di accesso dei dati della pubblica amministrazione. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda il web, forse su questo mi piacerebbe anche poi sentire il parere degli altri colleghi di tavolo, esiste un obbligo per la pubblica amministrazione ad aderirsi e una possibilità di scelta per le imprese ad aderirsi. Perché la pubblica amministrazione c'è certo,
E siccome la rete nasce come un sistema di sottolineare una proprietà di cui siamo tutti liberi contributori, se la pubblica amministrazione è parte della rete e i cittadini sono parte della rete stessa, è ovvio che la pubblica amministrazione si apra completamente. Le aziende no, i privati non possono scegliere. Un ragionamento relazionale, un ragionamento di opportunità, però hanno una libertà di scelta che non gli può essere contestata semplicemente perché, essendo aziende private, ragionano, passatemi in parallelo, esattamente come un privato cittadino: non possiamo scegliere di mettere i nostri dati a disposizione della rete, come possiamo anche non scegliere di non farlo, basta essere competenti nel settaggio della privacy. Questo è un discorso più ampio, quello che abbiamo. Questo aspetto dell'apertura delle informazioni e della scelta delle aziende pone però un ulteriore interrogativo che io mi sono posto, questa volta indossando la casacca del giornalista. La pubblica amministrazione si apre, mette a disposizione tutti i dati possibili, ok? Sono due tipologie di problemi, a parte quelle che ho cercato velocemente di elencare con i dati di accesso e alfabetizzazione digitale che abbiamo. La pubblica amministrazione è una cosa pubblica in sé, cioè lo Stato in quanto tale è produttore di una massa di informazioni enorme che va interpretata, no? Ci deve essere qualcuno che entra nei grandi archivi della pubblica amministrazione, legge questa enorme mole di dati, ne trae un'interpretazione, ne costruisce una sintesi e la propone al pubblico. È il giornalista, è colui che fa informazione in qualche maniera, che dovrebbe essere in grado di fare questo. Quindi qui torna, e questo è un dibattito che abbiamo fatto anche appunto a Pisa, ciò che usciva dalla porta, cioè la disintermediazione della rete, rientra dalla finestra con un discorso di open data, perché di open data per definizione, o meglio di struttura tecnica e concettuale, richiedono un processo di interpretazione, perché sfido soprattutto il 47% della popolazione che è analfabeta di turno a interpretare i dati della pubblica amministrazione. Quindi ci deve essere qualcuno che lo... Però io rimango un attimo sorpreso perché scopro che in realtà i principali inquisitori degli operatori di informazione, dei giornalisti, dei blogger, di chi fa informazione sulla rete, sono proprio gli esponenti della pubblica amministrazione, non i politici. Via mail abbiamo avuto uno scambio con l'avvocato di Rosina, perché io volevo, secondo questa cosa è una cosa che mi fa arrabbiare molto, volevo in realtà incentrare tutto il mio intervento su questo. Poi giustamente l'avvocato mi ha detto, forse è il caso che parliamo anche di cose un pochino più legate alla pubblica amministrazione, ho colto il suggerimento e sto cercando di dare il mio contributo. Però questa cosa è una distonia che io trovo francamente irritante. Se io sono un blogger meglio, o un giornalista anche, e faccio un lavoro di interpretazione dei dati che sono a disposizione della pubblica amministrazione, quindi entro nella pancia degli enti pubblici locali o provinciali, regionali, interpreto questi dati, ne do una lettura, ne do una sintesi, ne pieno diritto di cronaca, costruisco il mio post, il mio articolo, quello che sia, lo pubblico. Il politico, il dirigente statale, il consigliere regionale, il consigliere comunale, cosa fa? Mi querela sempre o minaccia di farlo. Se commetti un reato, se no ci devi ideologizzazione. No, non è così, perché se io sono un privato cittadino e sono su, o anche un giornalista e sono sulla rete e mi minacciano una querela, io ho di fronte quantomeno tre gradi di giudizio, circa 9 anni di percorso nelle aule giudiziarie,
una 12.000, poi proprio mi confonderebbe, circa una 10.000, circa una 10.000 euro fra tre gradi di giudizio di spese legate, 12-15, se non ricordo i minimali, però sa, ok, però ci siamo lì, per poi magari arrivare a una soluzione, ovviamente, cioè poi magari. Qual è il problema? È che la pubblica amministrazione, gli esponenti della pubblica amministrazione o della cosa pubblica, adesso non voglio mettere la croce addosso ai funzionari e a chi lavora nella pubblica amministrazione, che spesso volentieri non siamo proprio quelli, ma coloro i quali sono rappresentanti della cosa pubblica, e non solo loro, utilizzano la leva giudiziaria, quindi la minaccia della querela o la querela stessa, perché basta che venga minacciato una persona di dover sborsare 12.000 euro e farsi 15.000 euro e farsi 8 anni di percorso nell'area giudiziaria. Poi era una leva basata su nulla, è assolutamente folle la cosa, non è il fatto che quella persona di fronte alla minaccia vera. Io su questo avevo portato un piccolo esempio, cioè un post che aveva scritto il vice direttore dell'Espresso sul suo blog, titolato il blog era la Sabarra, raccontando l'episodio di questo parlamentare di PDL, l'onorevole Mugnai, che aveva correlato un blogger perché lui lo aveva, perché il blogger lo aveva definito con una parola leggerissima, qualcosa che evidentemente non offensiva, sto cercando di trovare la frase, non la trovo. Sotto questo posto ci sono arrivati altri 500 più o meno di altrettanti blogger che raccontavano altrettanti episodi di questo. Allora, detto questo, io non voglio annoiarvi con questa situazione e voglio spezzare una lancia anche riguardo al dipendente che ha fatto il collega qui, dicendo che c'è anche un problema di responsabilità di scrivere, che è poco percepita, perché sulla rete c'è molto questa sensazione di siamo tutti liberi di un po' quello che mi pare, che non è esattamente corretto, perché poi deve esistere anche una percezione della responsabilità del proprio ruolo nel momento in cui si scrive, indipendentemente da se sei un giornalista e quindi è un segno rosso nel portafoglio o se invece sei un privato cittadino e scrivi liberamente le cose. Però detto di questo, questo mio racconto era un modo per cercare di portare un'ulteriore fonte di riflessione rispetto a un processo che secondo me a questo punto è fortemente culturale, prima ancora che tecnologico, giuridico, di crescita collettiva di una consapevolezza che la digitalizzazione possa far risparmiare 20 miliardi in un anno e provocare 5 di nuova entrata. È difficile accettare per chi fa il giornalista, per chi è un cittadino e per chi in qualche modo fa il comunicatore d'azienda e quindi si trova ad avere a che fare con la pubblica amministrazione anche tutti i giorni, che ci sia un decreto che noi conosciamo, che la dottoressa lo aveva accennato al fine dell'intervento, cioè sì, bello tutto, ma se manca una norma secondaria poi quello rimane. E poi il concetto è tutto quello, la polemica che nasce da lì. Bellissimo impianto, una splendida costruzione di cose che andrebbero fatte e di cose che si dovevano fare già 30 anni fa. Adesso vediamo come si realizzano, però, perché 750 milioni si realizzano per quello che si propone questo decreto, sono nocciolini. Non c'è un percorso, non c'è un'agenda vera e propria, cioè non c'è una standardizzazione esatta dei passaggi. Mancano molte cose, non voglio entrare nella analisi e nella realizzazione del provvedimento. Quello che mi interessava portare come contributo, spero di esserci riuscito, è che in realtà noi non abbiamo di fronte solamente un'enorme problematica legata alla cultura, ma abbiamo di fronte anche un problema legato alla capacità della pubblica amministrazione da un punto di vista culturale, politico e di gestione del proprio senso, del proprio ruolo di potere nell'accettare la vescura. Sempre lo scambio di me con l'avvocato, lui mi ha citato Wikileaks e di Monastage, che a me personalmente sta un po' così simpatico, per cui lo premetto, sono un partigiano di Wikileaks e tanto per Monastage. Però lui ha scoperto un nervo secondo me fondamentale,
ciò che nella rete è sempre stato centrale dal punto di vista come paradigma culturale, cioè che tutto è libero e niente di proprietà di nessuno, perché nella rete nasce così. Viene percepito così, vero? Questo concetto sta cominciando a esondare dall'interno della vita verso l'esterno della vita reale, quindi si comincia a percepire la necessità che tutti collaborino, tutti contribuiscano e tutti dialoghino, tutti si aprano. Ovviamente i primi che vengono chiamati a essere ad aprirsi sono gli stati, le strutture statali, ma perché? Perché la gente comune ha la percezione che si possa fare, lo abbiamo detto qua, tutti gli interventi prima l'hanno detto, no? Adesso accedere ai dati della pubblica amministrazione è tecnologicamente banale, a parte le complessità di comprendere una cosa. Wikileaks e Assange nella sua operazione ha fatto un'operazione che non ha detto culturale, perché ha detto una cosa molto semplice. La rete della tecnologia mi permette di conoscere, gli stati non hanno più giustificazione per non far conoscere, se continuano ad arrogarsi di un segreto, una chiusura, una gestione della riservatezza che non sia condivisa dai propri cittadini, io forzo la porta, scardino la cassaforte e pubblico tutto. È stato un atto sovversivo, ovviamente, è stato un atto di fortissima provocazione, anche perché ha colpito dove normalmente la segretezza è sempre maestra, cioè nelle relazioni internazionali. Però questo, e su questa stessa strada si muove anche Anonymous per capirci, questo è un ulteriore, secondo me, nodo di riflessione fra la percezione di ciò che la rete permette e dovrebbe permettere e ciò che in realtà poi realmente sta diventando. Perché poi io ho fatto tutto questo bel discorso, ma teniamoci anche a ragionare, la rete è realmente così, è realmente libera? Veramente non appartiene a nessuno, è veramente un minimo di assoluta libertà. Tre riflessioni con queste chiudo. Se voi cercate qualcosa, lo cercate su Google. Google vi restituisce sulla base di un algoritmo che non conosciamo la nostra, o meglio la loro a questo punto, fotografia di quel concetto, di quella microparticella culturale che noi andiamo a approfondire. Quindi noi in realtà, la nostra visuale della realtà, di ciò che è, ce la restituisce Google, che è una società privata di diritto americano, tra l'altro non soggetta alle nostre leggi, che quindi non è obbligata a rilasciare il meccanismo per cui se io scrivo Dante Alighieri mi fa vedere un dato sito piuttosto che un altro. Che questo è banale, però se voi ci pensate, i nostri vostri figli, quando fanno le ricerche su internet, scrivono Dante Alighieri, gli usciranno una serie di risultati da sé, che sono una parte della saggistica di Dante Alighieri, una micro parte, eppure quella per loro diventerà l'interpretazione di Dante Alighieri. Vogliamo fare un altro ragionamento? L'87% del mercato del software di Microsoft, il Walled Garden, cioè il recinto chiuso di Apple che è assolutamente monopolista, vogliamo parlare di monopolisti, il miliardo di utenti di Facebook. La rete in realtà è un oligopolio. E noi quando entriamo in rete dobbiamo sottostare a quelle condizioni. La cosa su cui le aziende, con questo più veramente, le aziende si stanno interrogando, e credo si debba interrogare anche la pubblica amministrazione, è che le modalità di accesso all'informazione, le modalità di presenza delle aziende all'interno della rete sono decise da altre aziende private. Perché io sfido qualsiasi pubblica amministrazione, come qualsiasi azienda, che voglia interagire con quello che si dice il popolo della rete, che poi non esiste perché siamo noi, però ad accedere ed entrare in relazione con queste persone senza passare per Google
o senza passare per Facebook, o senza avere a che fare con Microsoft, o senza qualcuno prendere in considerazione il mondo Apple. Questo significa che in realtà, prima ancora di parlare di accesso reale, libertà della rete, open data, noi dovremmo forse porci un ulteriore problema, cioè di ciò che è la rete oggi in termini di libertà effettiva, economica e culturale e politica, e di cosa stiamo andando a costruire. Noi potremmo parlare di accesso, di libertà di disponibilità dell'arte e quant'altro, abbiamo dei problemi culturali all'interno, abbiamo un'amministrazione che agisce in maniera esterica alle critiche e quant'altro, abbiamo dei ritardi enormi, ma abbiamo di fronte un oligopolio che ci sta dettando delle regole. Allora anche in questo, ed è un altro dei punti di polemica che ci sono sulla rete riguardo all'agenda digitale, il provvedimento non ne tiene minimamente conto. Io, veramente, in un convegno di qualche mese fa, io feci una provocazione che la comunità europea, prima ancora di parlare di trasparenza, di accesso ai dati, parlasse per esempio di creare un motore di ricerca pubblico all'algoritmo trasparente. Perché se la conoscenza è un diritto dei cittadini di tutta Europa, di tutto il mondo, allora è il mio diritto anche cercare la conoscenza, approfondirla, ma attraverso un meccanismo che sia trasparente, che quindi io sia in grado di capire perché mi dà quella risposta di altri livelli o un'altra, che possa condividere o meno, anche se sia in qualche modo decisa. Ovviamente fu una provocazione che è caduta un po' in poco, però il mio obiettivo era quello di puntare il dito su un problema che è superiore come concettualità a quello della libertà dei dati, che lo contiene probabilmente, che forse dovremmo anche cominciare in qualche modo a porci, visto che ci stiamo avviando velocemente verso sviluppi tumultuosi, più a quelli che lo sono adesso. Grazie. Grazie Daniele, io passo un istante la parola a Nicola Nantucci che aveva da intervenire urgentemente. Sì, no, questa mia è invece un intervento che, anche se parzialmente ascoltato, contiene molti elementi interessanti, proprio a flash due o tre considerazioni. Naturalmente il tema dell'apertura che oggi noi mettiamo al centro della nostra discussione è una provocazione enorme su tutti i terreni. In primis appunto i detentori delle informazioni, no? O i veicolatori delle informazioni. Con una piccola, quindi non sto a riprendere con te, sono tutte cose che varrebbe la pena approfondire nel dettaglio. Penso che lo strumento della rete, quindi anche il nostro impegno, l'impegno soprattutto dei gruppi Linux, insomma in genere, ma anche di chi lavora per promuovere la cultura dell'apertura, la rete abbia delle potenzialità che rispetto ad altri contesti noi li abbiamo già vissuti, insomma, dire, non sono temi nuovi, no? Tema dei monopoli, degli oligopoli, cioè che la storia dell'umanità è contrassegnata, si potrebbe dire così dalle sue origini. Diciamo che le potenzialità della rete, mi pare, abbiano delle caratteristiche in più per dare opportunità a strumenti. Questo non significa non affrontare i temi, se è chiaro. Però insomma, e questo dico per il rapporto con il caso. Nel rapporto con la pubblica amministrazione, quella italiana in particolare, che sente molto legata l'informazione al potere, la detenzione dell'informazione al potere, prova borbonica e quant'altro, insomma abbiamo una lunga storia, per fortuna o per sfortuna, diciamo così, in questo caso, no? Allora, anche qui io credo che le provocazioni che ci arrivano, no, dall'apertura, dall'open data, insomma, siano straordinarie, vanno accompagnate, e io su questo condivido pienamente, una cultura nuova della pubblica amministrazione in quanto tale, no? che si deve ripensare. C'è bisogno di strumenti legislativi, sì,
probabilmente, no? Quindi c'è un investimento anche qui molto forte. E qui io penso che il mondo della politica sia molto indietro, no, sta da parte, no, non uscendone, ma sia molto indietro, sia ancora molto timoroso, poco preparato, poco attento, disattento, anzi non poco attento, disattento. Questa invece è una frontiera enorme su cui dobbiamo misurarci. Terzo flash, ultimissimo, analfabetismo, anche per rafforzare sempre un sguardo un po' d'ottimismo. Io penso che è vero, però penso anche che i cosiddetti nativi digitali, che sono dei ragazzi e ragazzi che sono nati usando questi strumenti, ci fanno guardare anche qui al futuro con qualche elemento di ottimismo in più, no? È vero, chi ha dovuto imparare ad accostarsi agli strumenti spesso ha trovato fatica e oggi non è una decina di vaghe sociale e culturale ancora molto elevato nel paese. Ma penso che i nativi digitali da questo punto di vista rappresentino invece una grandissima potenzialità, perché tutte quelle resistenze possano essere superate. Quindi con questo messaggio di ottimismo, mi scuso ma me ne devo tornare a Pisa perché mi aspettano altri impegni sempre legati alle industrie. Grazie, buon lavoro. Mi permetto di lanciarti una provocazione sulla tua provocazione mentre esci il discorso. Io credo che i politici non rinuncino però a un'attività che è quella manipolatoria su queste cose. Non sanno come controllarli, ma desiderio quello di manipolare. Sì. Perdona la provocazione sulla provocazione. Ora, Daniele, la prossima volta facciamo un incontro soltanto con te perché hai aperto tanti di quei territori, però vorrei dire che tu ci farai ancora la cortesia magari di permanere qui, per cui discutiamo personalmente ciò di cui non possiamo discutere pubblicamente. Mi permetto semplicemente di fare due considerazioni. Una è una considerazione giornalistica. Cioè io credo che in questo discorso, no, della riforma culturale, voi giornalisti abbiate, ma non è per dare l'approccio, ma per dire invece la rilevanza della posizione, abbiate un'importanza almeno pari a quella dei politici. Nel senso che, essendo una questione culturale, diventa formidabilmente importante un'informazione corretta, competente e corretta. Ieri, per esempio, ma giusto per dire un'ultima cosa, e non volendo offendere nessuno che fa veramente giornalista, ma perché ne faccio esempio perché è percepita dalla gente come informazione giornalistica, è andato un servizio di quelli di Striscia Notizia, che si vuole accreditare come attività giornalistica, oltre che più che satirica, in cui si polemizzava sul sito dell'INAIL, che avrebbe avuto un costo stratosferico. Ora, io mi sono reso conto che in realtà la notizia era una notizia che partiva dalle 20.